siamo arrivati, la giornata è spettacolare, il mare è ottimo, pensavamo che c'era un po' meno vento, adesso nel pomeriggio comunque da che si abbassa un po' il vento, il mare è bellissimo, la giornata è stupenda, l'aria è calda, perciò noi tiriamo a qualche marmora e sicuramente proviamo l'orata un po' a lunga distanza. Adesso montiamo tutto, montiamo i travi che abbiamo visto preparare ieri e vediamo come cosa succede. Adesso ci sistemiamo e vediamo la giornata cosa ci dice. Ecco ragazzi, ci mettiamo in pesca adesso, stiamo usando i travi preparati ieri. Il trave col 50 per una canna che tira un etto e mezzo, adesso ne stiamo lanciando 5 once, un bracciolo lunghissimo del 18 arenicola. Non cominciamo con inneschi particolari anche per vedere se c'è presenza eccessiva di granchi o se non c'è assolutamente niente. Facciamo questa prova, questa è la prima. Questa indubbiamente è dedicata alla lunga distanza, ci abbiamo una 170 grammi, un etto e mezzo, clippato con lo sgancio impatto d'acqua, un 16 nel mulinello, e questa sarà la canna che comunque dedicheremo sulla lunga distanza fino a dove arriviamo. Questa è pronta, c'è anche il bracciolo, questo è il bracciolo al fluorocarbon per la 100 grammi, per la cortissima distanza, anche perché qui vicino c'è un canalone, abbiamo un canalone a una quarantina di metri, abbiamo un etto a palletta per stare nell'arco dei 40, dei 50 metri, non di più. Vediamo che cosa succede. Ragazzi, la presenza dei granchi sulla lunga distanza c'è, ce ne sono parecchi, abbiamo recuperato dopo 10 minuti, una arenicola sana non c'è più. Comunque sotto costa sembra che tiene di più l'esca, perciò rimaniamo con l'arenicola e per l'attacco clippato sulla lunga distanza mettiamo quello che io sarcasticamente chiamo il bibbi con la coda, un bibbi sull'amo e mezzo americano messo al contrario di dietro a mo' di codina. Vediamo che cosa succede sulla lunga distanza e speriamo bene. Ragazzi, ci riproviamo. Incariamo la dose, qui a fianco a noi, un po' più giù, c'è un signore e c'è la terza marmora che spiaggia. Noi qua abbiamo relativi problemi di granchi perché mangiano in una maniera impressionante. E adesso vediamo un attimo, cerchiamo di aumentare un po' la distanza su tutte le canne e aumentiamo la quantità dell'esca.